Jackie Wilson, tutti quanti a ballare. Siamo tornati rigorosamente in diretta, 8 e 10, barba e capelli, Lucilla Nele, Corrado Gabriele. Ci ha raggiunto Alessandro Iovino, un altro ospite. Si sono dati la staffetta, si sono dati il cambio. Alessandro Iovino, Attilio Iannuzzo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, vuoi presentarti ai nostri ascoltatori? Di cosa ti occupi? Una cosa molto particolare, molto carina, che piacerà a tutti sicuramente. Sì, intanto vi ringrazio per questa occasione, per questa opportunità che ho di interagire con voi e con chi vi segue. Intanto sì, voglio presentarmi, sono uno scrittore, un giovane scrittore, ho 26 anni e 9 pubblicazioni alle spalle, tra cui ovviamente quella più importante uscita per Mondadori, la biografia di Edinson Cavani, Quello che ho nel cuore. Ma mica poco. E poi anche un altro personaggio napoletano molto noto, e come si fa a non essere noto se si è sindaco di una città, la città più bella del mondo, perché uno dei suoi libri si intitola De Magogistris, rivoluzione o folklore, e dietro quest'altro libro c'è anche una piccola storia da raccontare, no? Perché poi il sindaco, insomma, il libro se l'è letto, ti ha invitato a Palazzo San Giacomo. Sì, questo è un libro di critica politica in cui cerco di esaminare ad un anno di distanza dalla elezione di De Magistris come sindaco di Napoli il suo operato politico. Devo dire che questo libro ha avuto un importante riscontro in città, perché ci sono stati eventi in cui abbiamo invitato personaggi, protagonisti della vita politica napoletana per presentarlo, e un fatto curioso, come tu accennavi, è stato proprio l'interesse del sindaco nei confronti di un libro comunque di critica, perché poi il titolo era un gioco di parole con demagogia, che è un po' l'accusa, ecco, tra virgolette, che muovo al sindaco di fare più populismo che in effetti atti concreti per la città di Napoli. Al di là di questo, il sindaco ha apprezzato i toni pacati, ragionati di questa analisi. Sì, ci siamo visti privatamente a Palazzo San Giacomo, ma poi abbiamo avuto un momento in cui l'ho intervistato pubblicamente, e è previsto un dibattito pubblico nel quale, davanti a una platea, potrò intervistare il sindaco e rendergli conto di quello che ha fatto, ma secondo me, ahimè, più di quello che non sta facendo. E poi parliamo, insomma, del personaggio del momento, insomma, di quello che tutti davvero abbiamo nel cuore, cioè Edinson Cavani, il matador, che ieri ha segnato per la 100ª volta nel campionato di Serie A. Uno delle cose che lui dice in apertura del libro, tu hai curato appunto la sua biografia, e quando calcai l'erba del campo da calcio, il mio solo pensiero fu: grazie Dio per avermi donato un momento come questo. Ma raccontaci un momento della vita di Edinson che ti ha davvero segnato. Allora sì, questo libro è un libro autobiografico, Edinson Cavani, Quello che ho nel cuore, vita, calcio e fede, che sono le tre traiettorie su cui, diciamo, è impostata la vita di questo grande campione. Il progetto è stato a cura di Sondra Sottile, io sono stato un po' quello che si è occupato della fase di stesura di questa biografia. È ovvio che scrivendo, venendo a conoscenza degli episodi della vita privata, personale di Edinson, ho avuto modo di apprezzarne anche la statura come uomo. Vedete, quello che dico sempre è che Cavani ha dimostrato di essere un campione, ma quello che dico sempre io nella vita, ciò che conta è essere un campione della fede. Lui lo ha dimostrato, Dio è una presenza costante nella sua vita. L'aneddoto che più, diciamo, conservo dentro di me con gelosia e anche con commozione è quando l'ho incontrato la prima volta a casa sua, e l'atmosfera, diciamo, l'immagine che poi ho avuto modo di vedere anche più avanti, è quello di un uomo attaccato alla famiglia, a dei valori importanti e sani, l'amore per il figlio, la serenità che lui ha anche di raggiungere livelli, diciamo, calcistici così importanti, ma di viverli poi anche insieme alla sua famiglia. Eh sì, semplice come una colomba, forte come un'aquila. Poi naturalmente noi la domanda dobbiamo fartela, ma insomma, tu che dici? Resta, se ne va, secondo te? Questa è la domanda che mi pongono parecchi. Purtroppo io non ho, diciamo, gli elementi per poter dare un giudizio perentorio su questo, né in definitivo. Io ho la sensazione che forse qualche dubbio nei prossimi mesi lo avremo.
Allora adesso andiamo un attimo in musica. Per tutti gli ascoltatori che volessero chiedere ad Alessandro qualche chicca su Edinson in particolare, ricordiamo 338 22 22 777 081 571 1969. Ora Coldplay, Talk. Play Talk, noi ritorniamo di nuovo in diretta, 8:19, barba e capelli, Corrado Gabriele, Lucilla Nele e Alessandro Iovino con noi in studio. Prima di ricominciare a parlare un po' con Alessandro di Edinson, vogliamo fare un po' di saluti perché ci stanno scrivendo. Io ho fatto una provocazione su Facebook: state ancora tutti dormendo? E invece no, si è scatenato l'inferno, ci stanno ascoltando tutti, quindi salutiamo Vincenza, Anna, Lino, Marcello, Roberto, Daniela, Flora, Nino, Giorgio, Luigi, Santo, Emanuele, Brasi e Paolo, Maurizio e chi più ne ha più ne metta. Emanuele da Londra ci ascolta e lo salutiamo con maggiore affetto perché immaginiamo che lì la temperatura sarà più rigida. Noi torniamo a parlare di Edinson Cavani, come non parlarne, ma torniamo a parlare anche del nostro ospite di questa mattina, Alessandro Iovino, che insomma 26 anni è già la sua nona pubblicazione, che significa che ha già una sua piccola libreria con i suoi capolavori, le cose che lui ha scritto. Tra i libri che ha curato, non direttamente, ma insomma perché a questo ruolo, lui scrive, aiuta insomma Cavani a fissare i momenti della sua vita quotidiana. Lui è il biografo di Edinson Cavani. Parlavamo del fatto che lui insomma su Edinson ci diceva, insomma, non ho gli elementi per poter dire se resta o va via, però noi abbiamo una specie di indiscrezione che abbiamo raccolto ai nostri ascoltatori di una cena tenuta a Piazza Nazionale in cui sembra che abbia partecipato pure appunto lo stesso Edinson. C'era il suo manager e lì si sarebbe scritta la parolina magica Real Madrid. Insomma, speriamo che questo non sia vero, speriamo di poter avere ancora per tutto un anno Edinson con noi. Guarda, al di là delle indiscrezioni giornalistiche e comunque che sono anche plausibili e pensabili su un personaggio del genere, io, nel rispetto del lavoro anche del mio amico Claudio, del suo procuratore Claudio Anellucci, lascio a loro fare questo lavoro. Io mi limito semplicemente a delle osservazioni di carattere generale. Io posso dire per esperienza diretta che Edi ama questa città. Io l'ho frequentato, l'ho visto con i miei occhi. A casa sua, nell'ingresso, c'è un quadro che lo ritrae di un artista con la maglia del Napoli. Non a caso non ci sono altre maglie, altri colori, perché questa città se la porta nel cuore. Vorrei ricordare, io sono legato più agli aspetti della vita privata di Edi, che qui è nato suo figlio Bautista e fra qualche mese nascerà anche suo secondo figlio. Quindi in questo senso credo che questi sono atti di amore, di attestazione, di stima di Edinson nei confronti di questa città. E da cittadino, da tifoso, spero che una figura del genere, non solo come calciatore ma anche come esempio per tanti giovani, possa veramente rimanere e rimanere a lungo. Ma c'è uno dei nostri ascoltatori, Stefano, che ci scrive: è vero che a Edinson piace pescare, piace la natura, questo gli dà ancora di più dei tratti angelici, che meraviglia. è vero, è proprio così, tant'è vero che nel libro abbiamo proprio affrontato questi passaggi. Edi ama moltissimo la natura. In questo libro ci sono degli aneddoti che partono proprio da alcune considerazioni, esperienze che Edi ha vissuto nel suo paese, nell'Uruguay, una terra dove diciamo anche i giovani, anche i bambini sono a contatto molto con la natura. Ed Edinson è un carattere che si sofferma su questi aspetti, li contempla, e da lì sono nate delle riflessioni anche spirituali particolari. Quindi in questo senso posso dire sì, che è verissimo quando si dice che Edi ama la natura, ama pescare e gli animali. Perfetto. Sì. Un'ultima cosa, un riferimento che lui tiene tantissimo alla sua dolce sole. Insomma, ricorda di quando era a Montevideo, lui appena iniziava, insomma, dava i suoi primi calci al pallone. Insomma, ricorda con molto piacere che conobbe questa donna che gli regalò, gli fece un piccolo regalo, ma quello che lui proprio voleva. Sì, nel libro uno dei capitoli si intitola proprio O Sole Mio, che era diciamo un riferimento non solo ad una canzone che noi tutti conosciamo, ma proprio al fatto che Sole ha rappresentato e rappresenta
tanto nella vita di Eddie, è il punto di riferimento, la persona che c'è sempre, e al di là dei successi, di quelle che possono essere anche le glorie momentanee, io posso testimoniare appunto che l'amore, diciamo, tra queste due persone è forte, perché è nato in circostanze particolari, uniche. Nel libro raccontiamo come e perché è nato questo amore, e Sole ha seguito Eddie anche quando non era Cavani, che noi tutti oggi conosciamo, ma un giovane aspirante calciatore. Allora, ringraziamo Alessandro Iovino, lui ci ha portato la sua esperienza, ricordiamo i tanti libri che ha pubblicato, e poi questo particolar modo, Edinson Cavani, Quello che ho nel cuore, vita, calcio e fede, è scritto in copertina, è Dio chi mi ha mandato a Napoli, quindi io dico, e nessuno ce l'ha da lavà. Con noi è rimasto Alessandro Iovino, biografo di Cavani, ma anche, io credo, frequentatore della movida di Chiaia, e perché no, insomma, magari amante dell'idea che nasce, che vi potranno essere, insomma, dei maggiori servizi, di una fruizione di maggiori servizi proprio sul lungomare, su quello che era chiamato lungomare liberato, e adesso è solo un lungomare da riempire di iniziative. Sì, in effetti sembrava più uno spot di demagogia questo lungomare liberato, che è un cavallo di battaglia dell'amministrazione dei Magistris. Queste iniziative fanno bene, perché è un territorio che durante la settimana è praticamente come un deserto, adesso va un po' riqualificato. Nell'intervista che gli ho fatto prima di Natale al sindaco, lui mi annunciava, per la prima volta, che c'erano già stabiliti dei fondi di riqualificazione di quest'area, anche se sostanzialmente quello che io gli ho chiesto, e che poi ho denunciato anche nel libro scritto 5-6 mesi fa, è proprio la mancanza di una strategia preventiva, come l'ho chiamata io, stabilire le cose prima che poi si fanno. Facciamo gli ultimi saluti, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, gli ultimi che ci hanno scritto su Facebook: Pasquale, Lino, Anna, Vincenzo, Rox, Imma, Elvira, Angelo, Vincenzo, Giovanni, Rino e Ferdinando. Insomma, ce l'hai fatta tu. Sì, peggio di Li Vuoi Quei Kiwi. E poi salutiamo ovviamente Alessandro Iovino, biografo di Edinson Cavani e scrittore anche di De Magogistris. Per seguirti, Alessandro, come faranno i nostri ascoltatori? Pagina di Facebook e sul sito www.alessandroiovino.it. Grazie a te Lucilla, grazie Corrado, speriamo di rivederci presto. Assolutamente sì. Assolutamente sì, e noi naturalmente non ci rivedremo, ma ci risentiremo domani mattina puntuali alle 7.00. Salutiamo il nostro Alex Belluccio, che ci ha accompagnato e ci accompagna tutta la settimana. A domani. A domani.